Welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, facciamo una full face utilizzando solo prodotti drugstore, quindi i migliori prodotti con un prezzo low cost del 2023. Tam, tam, tam! Bene, perché faccio questo video? Perché questo è un video che io faccio tutti gli anni a gennaio, proprio per raccogliere il maggior numero di prodotti drugstore possibili e darvi un panorama sui prodotti che secondo me sono davvero validi e quindi vale la pena di acquistare. Molto spesso c'è la credenza che i prodotti drugstore performino meno di quelli high end. High end sono i prodotti Fenty, Pat McGrath, Natasha Denona, Armani Beauty, Lancome. Ed è una falsa credenza, perché ci sono tantissimi prodotti drugstore che in realtà fanno le scarpe brand high end, costano meno e performano meglio. Ovviamente non tutti. Per esempio, ci sono alcuni prodotti che secondo me sono insuperabili, come il primer di Smashbox, alcuni fondotinta, alcuni correttori, alcune ciprie. Però comunque devo dire che negli ultimi anni ho visto un miglioramento generale lato drugstore, innanzitutto per quanto riguarda l'inclusione e quindi le numerazioni formulate per esempio per i prodotti base. Elf è uno di quei brand che secondo me merita attenzione, Shiglam anche ha fatto dei bei drop in quest'ultimo anno. Comunque sì, vi farò vedere quelli che secondo me sono i prodotti migliori in assoluto. E yes! Prima di iniziare ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Raga, io lo so che tornate qui a guardare i miei video, lo so che torni qui a guardare i miei video. E perché non ti iscrivi? L'iscrizione è gratuita! Poi raga, non sono riuscita a raggiungere l'obiettivo di avere 700.000 iscritti per il mio compleanno, però io ci spero lo stesso, quindi se volete farmi un regalo di Natale, un regalo di compleanno che è stato poco tempo fa, iscrivetevi, così avrete le notifiche ogni volta che caricherò un video e la famiglia YouTube potrà ampliarsi, diventerà sempre più grande. Eh? Che cosa? Iscriviti! Iscriviti! Bello mio, bella mia, iscriviti! Subscribe, my friends! Do it! Ma adesso bando alle ciance e iniziamo con il tutorial. Molto bene, iniziamo dal primer che in realtà ho già applicato. Il primer che ho applicato è il Power Grip di Elf. È un primer che ha riscosso tanto successo quest'anno perché è letteralmente il dupe del Hydro Grip di Milk, che costa una fortuna. Questa è la versione, diciamo, low cost, che secondo me non ha nulla da invidiare a quello di Milk, e qualche mese fa è uscita anche la versione con la niacinamide, quindi se avete la pelle mista grassa o pelle con imperfezioni agisce anche da skincare. Ottimo prodotto, questo lo trovate sul sito di Douglas, ma anche sul sito europeo di Elf Cosmetics, che vi consiglio di spulciare perché li hanno tutti i nuovi drop americani. Quindi se non volete aspettare Douglas, andate direttamente sul loro sito, vi lascio il link qua sotto in descrizione perché io ho preso delle belle chicchette. Come al solito troverete tutta la lista di prodotti qua nel box in descrizione. Prendo questo pennello qua di Sephora Collection. Vi posso dire che i pennelli di Sephora Collection non se li calcola nessuno, ma secondo me sono super validi. E andiamo a opacizzare il nostro incarnato, così questo ci darà la possibilità di avere un make up long lasting. Questo è un trucchetto che non è mio, diamo i crediti all'ideatrice di questa tecnica, che è Jackie Aina, che non so se la conoscete, però raga è la OG beauty guru dark skin mondiale qui su YouTube. Fun fact, sapete che io per un po' di paio d'anni ho dato le mie musiche a Jackie Aina, ma non solo a lei, anche ad altre creator nel mondo. Perché io, per chi non se lo ricorda o per chi è nuovo su questo canale, prima cantavo e mi truccavo contemporaneamente, quindi producevo le mie instrumentals, le basi sulle quali cantare, e quindi siccome erano molto catchy e avevo comunque un pubblico per lo più straniero all'inizio del mio percorso qui su YouTube, alcune mi hanno chiesto se potessero usare la mia musica, e Jackie è una di quelle. Infatti se andate a vedere un po' di video
Scriveteci a chi è in Loretta Grace, nell'info box vi escono fuori dei video dove effettivamente c'è la mia musica. Utilizziamo questo fondotinta che secondo me si difende benissimo ed è quello di She Glam, colorazione mahogany. Questo vi posso dire è un bellissimo fondotinta, proprio bello 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 bello, si difende benissimo perché è davvero ottimo, ossida leggermente, quindi non vi preoccupate, adesso lo vedete magari un po' chiaro, però fa bene il suo lavoro. There you go. Raga, She Glam vi devo dire che rispetto a 3 anni fa ha fatto dei passi da gigante per il tema inclusione, e visto che i prezzi sono bassissimi, super competitivi, se non avete i soldi per comprarvi magari dei prodotti che sì sono inclusivi però costano tanto, cioè se siete adolescenti o se non avete le disponibilità economiche, è un brand che secondo me sta formulando dei prodotti altamente performanti per il loro prezzo. È ovvio che io non mi metterei in faccia sempre fondotinta di She Glam, però capisco che non tutti hanno le disponibilità economiche, e quindi sapete che io cerco di essere inclusiva nei contenuti sempre e comunque. Quindi sì, like, if you are looking for a brand, an inclusive brand that is cheap, like this is the way, this is the way. Andiamo anche sul collo, non ci dimentichiamo il collo che è importantissimo e non va mai skippato, perché sennò poi si vede la differenza. Io purtroppo ho il collo più scuro rispetto al décolleté e al viso, cioè sembra tipo un collo preso da un altro essere umano, I don't know why, però è così, e quindi vado a scongiurare la differenza di discromia utilizzando anche il fondotinta sul collo. Qual è il vostro fondotinta migliore? Fondotinta migliore del 2023 che avete utilizzato? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Io ne ho un paio. Vorrei tanto fare dei video di preferiti anche di skincare. Forse dovrei sbattermene e fare il video e basta. Ciao. Dai. Ah, disclaimer, come potete notare ho le ciglia. Ho fatto l'extension alle ciglia. Quindi per un po' i contenuti li vedrete senza l'applicazione di ciglia finte e mascara. Brow gel di NYX. E questo vi devo dire che si sta comportando bene, un po' che lo uso. So che ci sono anche in varie colorazioni, però io avendo 2 peli in faccia non è che sto a usare quelli colorati, perché sennò non mi so regolare con la stesura. Poi c'è anche caso che sbavo, insomma non è proprio lo scenario ideale. Quindi vado con questo qui, che è trasparente. Allora, l'unica nota negativa di questo prodotto è che vi dura 6 mesi. Quindi da quando lo aprite, ci avete 6 mesi di tempo per finirlo. E non è un prodotto, secondo me, che una persona come me riesce a finire in 6 mesi, proprio perché io sono una digital content creator. Quindi non è che utilizzo sempre lo stesso prodotto. Il mio compito, il mio lavoro è proprio quello di testare vari prodotti. Anyways, lo stendiamo. Così. Voglio fare una cosa diversa. Vado con questo prodottino qui di Morphe. Questo qui è il color corrector nella colorazione orange. E lo stendo nella zona circostante la bocca, perché è una zona che io ho più scura. Questo da sempre è una roba tipica delle persone dark skin, e quindi lo andiamo a neutralizzare in questo modo. Solitamente è una cosa che io faccio sotto, quindi prima di applicare il fondotinta, però oggi mi sono scordata e quindi lo facciamo dopo, ok? Comunque guardate, cioè comunque si è neutralizzato. This is good, this is good. Adesso, belli mia, vado con questo, il Wonder Stick di NYX, che è un prodotto di cui non si parla tanto, però secondo me è molto buono perché ha una duplice funzione. Avete la parte scura, questa tra l'altro non è neanche la più scura, la utilizziamo per fare il contouring, così, e poi da quest'altra parte abbiamo l'illuminante. Spero che non lo discontinuino, perché secondo me è un prodotto veramente ottimo. Quindi adesso lo sfumiamo per andare a creare ombre, you know, like that's what we gonna do. Cioè guardate, è fantastico. Questo pennello qui è di Puro Bio, non so se lo fanno ancora, però è molto buono. Mi piacciono le setole sintetiche, danno la possibilità di stendere bene il prodotto sul viso. Mi piace molto,
Era tanto che non lo utilizzavo, ogni tanto lo riprendo. Facciamo il contouring anche... Scriviamo hashtag anche. Facciamo il contouring anche sul naso. There you go. E qui vado con il pennello con questo sul fondotinta per rendere la situazione leggermente più fluida, più sfumata, ok? Ora non è finita qua. Io adesso ho dato una struttura di ombra, però voglio scaldare questa zona, quindi vado con questo bronzer in crema di She Glam e lo applichiamo qua. Like. That's what we're gonna do. E aspettiamo, because my dear friend, and nobody got time to stratificare 100 volte. Ora sodo. Così, sono andata a stendere, perché qui una volta l'ho chiuso male, quindi qui c'è un po' di prodotto che posso sfruttare e creo la mia ombra anche qua. Abbiamo sfumato qui bene. Andiamo a sfumare anche here, you know, like, we need to do what we gotta do. Ok, sfumiamo anche da quest'altra parte. Look at that. È tutto meraviglioso, è tutto fantastico. Adesso uso questo pennellino qua, questo è sempre di Puro Bio, e sfumiamo. Adesso vi dico una cosa un po' controversial. Nel 2018, non so se lo ricordate, chi fa parte della community da tanto lo sa, ho avuto un infortunio. Letteralmente sono caduta dal letto a castello della casa dove vivevo e ho sbattuto la faccia, cioè proprio boom, sul pavimento, sul parquet, e mi sono rotta il naso. Per fortuna è una frattura composta, io mi auguro che in questi anni comunque si sia rimarginato tutto, però c'è tipo una bozza che io vedo, che prima non avevo, e l'ho spiegato anche al mio chirurgo estetico. Quando io sudo, c'è questa parte qui, c'è tipo una piccola bozza che voglio togliere, però per toglierla, che letteralmente è cartilagine, dovrei fare tipo un intervento, but I'm too scared. Cioè, ho paura che se me lo vado a toccare, poi dopo magari non mi piace, perché raga, mettere le mani sul naso, ovviamente non qui in Italia, non lo farei mai qui in Italia, però sì, vorrei sistemare sta roba. Probabilmente alla fine per paura non farò niente, però è una roba, raga, impercettibile, che vedo solo io, perché ovviamente io mi guardo tutti i giorni allo specchio e conoscendomi lo vedo che è diverso, però ripeto, è una roba davvero impercettibile a cui forse non dovrei dar troppo peso. Però ecco, sì, quando faccio le foto di profilo già io non mi sento molto confident a fare le foto di profilo per la questione della jawline, non mi piace tanto la mia jawline, infatti su quella interverrò sicuramente. Però sì, è proprio una questione di mia, di self confidence. Voi avete un'insicurezza del vostro viso, del vostro... Let's talk about it! Let's talk about it! Come sapete, raga, io sono... pro chirurgia estetica, non sono una che condanna. Io credo che se un intervento ti può migliorare la vita, perché no? Poi raga, cioè, io ho fatto tante di quelle cose, però non lo direste mai, proprio perché sì, chirurgia estetica, però fatto con pensiero, cioè il troppo storpia, si dice così? Ah no, non vi ho detto che cosa ho applicato. Questo qui è un blush che secondo me è molto valido, si chiama Cheeky Color Gem, colorazione Scarlet Sunset, e secondo me è molto valido perché, a parte mi piace tantissimo la texture, è molto facile da sfumare, si può applicare con i polpastrelli e come notate è particolarmente pigmentato. Questo qui di She Glam sempre, raga, vi dico, She Glam ci sta dando delle soddisfazioni, ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, io promuovo. E raga, come potete notare, la base è pazzesca. Poi, sempre di She Glam, andiamo ad applicare finalmente il correttore. E stendo prima il tutto. Così. Vado con questo pennello di Zoeva. Questo è il Petite Defined Buffer 117. È un pennello, secondo me, sottovalutato, ma tutti dovrebbero averlo. Perché ha delle setole che sono particolarmente fitte, e quindi danno la possibilità al prodotto di proprio penetrare sull'epidermide e rimanere lì. Io detesto i pennelli che ti prendono il prodotto e te lo portano via. Questo non è uno di quelli. Sfumo
così, picchietto. Questo, come potete vedere, è un colore che è molto vicino al mio incarnato. Raga, ma voi non sapete, è tutto il giorno che cerco questo correttore per poter fare sto video, perché secondo me è uno tra i migliori formulati del 2023, ma non lo trovavo. Quindi ho tipo scaraventato camera, che raga, camera mia in questo momento è pieno di pacchi che devo scartare, unboxare e così via dicendo. La beauty sponge, questo qui che sto utilizzando, è sempre di She Glam. Adesso vado con correttore qua, andiamo qui così e sfumiamo sempre con il correttore di Zoeva. Raga, Zoeva è un brand che non si calcola più nessuno, non ho capito bene perché. Da dopo la pandemia c'è stato tipo un boh, non lo so cosa è successo, però è un brand che è un po' in via di estinzione. Ce ne sono troppi, troppi brand, raga. Si fanno concorrenza uno con l'altro, incredibile, cioè veramente una roba. Il beauty sta diventando difficile, ma anche stare dietro ai drop. Ok, adesso vado con questo correttore qui di Revolution, Conceal and Define, colorazione C12.2. E applichiamo il correttore sulla zona contorno occhi, così, sulla punta del naso e sulla fronte. Vado con questo pennello di Morphe, questo qui, come ti chiami? Vabbè, non mi ricordo più, questo l'ho preso a Londra l'anno scorso. Ah, tra l'altro raga, sono stata a Londra per un po' di giorni, rilassarmi. Vi ho fatto solo vedere che andavo lì e non ho mostrato quello che ho fatto, però ho comprato un po' di roba, un po' di make up, quindi non vedo l'ora di farvi vedere le cose che ho acquistato, perché ho scoperto un paio di brand di cui non parla nessuno qui in Italia e che secondo me sono degni di nota, quindi non vedo l'ora di formulare quel contenuto per riuscire a farvi vedere la potenzialità dei prodotti, perché io raga li ho sbocciati in negozio. Sono andata in questo store che si chiama Liberty something, very nice raga, brand super bougie. Ho trovato La Mer, Sisley, poi c'è tutta una parte dedicata alle fragranze. Io raga adoro i profumi e non so perché non ho mai approfondito questa mia passione qua con voi. Poi c'ho sempre paura di annoiare con questi topic perché comunque sono di nicchia. Però, look at this, look at this. Comunque io sono brava, raga. Tutto mi potete dire, ma le mie basi sono la battaglia. Le mie f***ing basi, look at it. Look at it. Look at it. Look, look at it. Look at that, boo! This is so nice! I mean, like, ok, Cipria, allora, secondo me il mondo drugstore deve lavorare meglio sulla questione setting powder. Secondo me ancora non c'è la setting powder perfetta. Comunque. Oggi andremo ad utilizzare la Banana Dip di Revolution insieme alla Banana e la matte setting powder di Elf. Vediamo un po' che cosa esce fuori. Dunque comunque, scrivetelo! Dunque comunque, questa la vado a mischiare con un po' di banana. Perché sfumo banana insieme a Banana Dip? Perché la Banana Dip, nonostante sia leggermente più scura, rimane più gialla. Quindi I need to be careful. Questa cipria non è una delle mie preferite, però questa abbiamo, questa utilizziamo, va bene? D'accordo? Io la trovo troppo giallina. È una cipria che non soddisfa le esigenze della Lore di oggi. Però questa abbiamo, questa utilizziamo. Facciamo una cosa, mo, cerchiamo di sfondarla con questa. Sfondarla, ma che cosa dice? Cioè, cerchiamo di sfumarla con un po' di questa qua. Che numero è questa qua? La Dip di Elf. Mo, magari se diventa un pochino più portabile, perché così comunque non si può proprio usare. È veramente giallo, cioè, è proprio una questione che non capisco proprio come c***o è questa. Raga, qui abbiamo fatto tipo un miscuglio di roba. No, come se non avessi messo niente. Raga! Ah, boh, no, utilizziamo questa storia qua, vediamo un po' come riusciamo a sistemare. Ah, io adoro la Puglia, devo fare un meet and greet in Puglia. Ma poi posso dirlo, no? Sono stata a Torino un mesetto fa, perché sono andata in una boutique per comprare un profumo che, raga, bramo tipo da 6 mesi nella wishlist, e me lo sono comprato per compleanno. E vi devo dire, raga, che
A Torino c'è un sacco di gente che mi segue. Ma non pensavo, onestamente, cioè, mi avete fermato in tantissime persone. I was like, excuse you. Cioè, è stato bellissimo. Ho incontrato un sacco di gente. And I was like, ok, adesso vado con questa cipria qui di Revolution. Si chiama Chestnut. E opacizziamo. Dicevo, sono rimasta colpita dal fatto che a Torino ci fossero tutte queste persone, ma poi dolcissime, delle ragazze carinissime, dolcissime, perché nelle analytics mi viene detto che in realtà le persone che mi seguono per la maggior parte sono più al sud, quindi non pensavo ci fossero così tante persone a Torino. Ah, e tra l'altro, raga, mi hanno fermato pure a Londra. Londra è pieno di italiani, raga. I was in shock. Like, I'm not gonna lie, I was in shock. Sono rimasta piacevolmente colpita. Ok, adesso andiamo con la Camo Powder Foundation, colorazione 370, questa di Elf. Continuiamo l'opacizzazione qua e usiamo sempre questo pennello perché secondo me ci può aiutare, eh? Infatti ci sta aiutando. Comunque mi devi combattere, eh? Tutti quei pastrocchi. E alla fine guarda che base che ti ho fatto. Tu mi devi provare a combattere. Mi devi combattere. Scrivilo. Mi devi combattere. Ce la fai? Oh no. Ah, c'è da dire anche che la mia pelle, cioè come tiene la cipria la mia pelle, nessuno mai. Nessuno mai, my friends, nessuno mai. Adesso vado con questo prodottino qui. Raga, questo qua, allora guardatelo. Cioè che mi piace, penso sia chiaro, no? Questo è di Beauty Bay, costa niente, tipo 7 euro, poi vediamo con l'inflazione quanto arriverà, 8, 9, però raga, valido. Questo è il Powder Bronzer nella colorazione Oak e vi devo dire che si difende molto bene. Cioè, proprio il mio colore, questo è proprio un colore formidabile. Comunque raga, con l'extension, io quando sono andata a Londra facevo la base, mettevo un po' di espresso matchsticks, rossetto e via. Cioè, le ciglia messe così sono fighissime. Queste le ho fatte da una ragazza, mi sa che lei è latina, Lina Lashes. Raga, non è una pubblicità, cioè io le ho pagate. È molto brava, vi devo dire che è molto brava. Chissà, adesso magari vi lascio delle something here. Lei ha lo studio a Milano e mi è piaciuto di questo trattamento che ha fatto esattamente quello che gli avevo chiesto. Perché avevo già fatto delle ciglia da un'altra parte senza fare i nomi, però la tipa che me le aveva fatte, secondo me, she played safe. E quindi io non ero rimasta molto contenta. Però vabbè, la prima esperienza. Quindi sì, follow her, follow Black Business. She's really good. Ok, blush di Kiko. Questo è il Smart Color Blush. Colorazione 08. Questo è tipo un bel rosso. Quando vi dico, raga, che Kiko ha delle chi. Look at that! Guys! Look at this color! Like, look at that! Raga, questo colore è fantastico! Cosa devo fare adesso? Ah, le sopracciglia! Mi sono dimenticata delle sopracciglia, amici di Maria! Le sopracciglia, lo sapete, sono uno step importante! Io non so quelle persone, raga, che fanno bella base, full face, e poi non fanno le sopracciglia. Ma c'è un sacco di gente che esce, like, what's wrong? What's good? Comunque sì, utilizzo questa matita qui. Io penso che ne avrete tipo avuto abbastanza di questa matita, però raga, è pazzesca. Questa è di Astra, la Micro Precision Pencil, anzi la Geisha Brows Micro Precision Pencil, colorazione 05, brunette. Così, poi ovviamente avendo preparato le brows con il prodottino di NYX, la matita scorre che è una meraviglia. Ma cosa vuole, cioè che cosa vuoi dalla vita? Pazzesco, vabbè, faccio l'altro sopracciglio fuori camera e torno da voi. Io so già che qualcuno mi chiederà dove ho preso questa wig. Allora, questa wig l'ho presa sul sito di Hair Vivi. Il modello, se non erro, è April. E vi dico, ormai io acquisto per la maggior parte lì, perché mi sono rotta di acquistare e sperare che ci sia una parrucca
bella all'arrivo. Preferisco spendere un pochino di più e trovarmi la parrucca che è esattamente uguale a quello che vedo sul sito. Possiamo fare magari un video sulle migliori parrucche del 2023, quelle che ho comprato. Like, we can do that. What do you think? Potrebbe essere un'idea. Ah, tra l'altro, raga, ho scoperto da poco questo prodotto. Questo è l'Evin Wonder Lace Bond Melting Spray. Per chi indossa le parrucche, io di solito la fisso con la Got To Be, questo è proprio il mio migliore amico, e a volte cosa succede? Che si crea quella barriera, anzi quella righina bianca che è super fastidiosa, non estetica, non è aesthetically pleasing, e io cosa faccio? Applico questo, va via tutto, va via tutto, look at this! Cannot see anything, it's because of this. E finalmente è disponibile anche in Italia. Questo l'ho preso su Amazon, quindi se siete amanti delle wigs, vi piace cambiare look, this product is good. Ok, passiamo agli occhi. Che cosa utilizziamo per gli occhi? Questa palette, questa è di Beauty Bay. Hey, this palette is so good. Questa in realtà io non l'ho utilizzata mai sul canale, però io ho fatto degli swatch su questa palette qua e raga, hey, this is good. Però prima di applicare qualsiasi cosa, andiamo a stendere l'illuminante. E come illuminante utilizzo il Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow di Kiko, colorazione numero 235. Raga, questo qui vi devo dire, questa situazione è un qualcosa che si può validare. Raga, Kiko è un brand che ha delle chicche, secondo me, notevoli. Questo prodotto è uno di quelli. Adesso vado con il Matte Finish Spray di NYX. Subito dopo vado con questo, il Mini Continuous Prep and Set Mist. Questo è di Morphe. Because we gotta set the makeup. We gotta set it. Poi vado con questo pennello di Morphe. Oh, look at that. Io onestamente sugli occhi non metterei niente, perché queste ciglia sono fantastiche. Però. Vado con questo prodotto qui, Halo Glow Beauty Wand, colorazione 10, e crea una base occhio. Io, raga, quando ero a Londra, like, this was my makeup, literally. Mettevo una roba un po' marrone e via, the look was done. Hey, this is nice. Vado con questo colore Fawn e lo stendiamo, raga. No, amici, gli ombretti di Beauty Bay sono super sottovalutati, hanno proprio una bellissima performance, sono meravigliosi. Non so perché non se ne parla abbastanza, però raga, vi posso dire che sono fantastici. Like, these colors are good. Mi dite una palette che secondo voi io dovrei provare? Fatemi sapere, secondo voi qual è una palette che io dovrei provare? Poi vado con questo qua, Organza e Pampas. È vero, c'era un po' il colore dei Pampas. Pampas è un fiore che andava tantissimo di moda nel 2018-2020. Adesso si è un po' perso come pianta, non è più in voga, non è più di moda. Ok, adesso vado con questo pennellino qui di Melissa Tani Beauty. E no, ragazzi, gli swatch non mentivano. Io tra l'altro ho visto questo, perché ho comprato questa palette? Perché l'ho vista che la testava Tammy Terrell, che è una ragazza londinese molto popolare su TikTok, però io già la seguivo ai tempi di Instagram, cioè comunque una beauty guru molto seguita. Io la seguo perché lei è leggermente più chiara di me e quindi quando lei prova i prodotti mi riesco a regolare. Per esempio, se su di lei sta bene un blush, è molto probabile che stia bene anche su di me. Lei provava questa palette, raga, bellissima. Non provava questa, provava l'altra leggermente più grande che io ho comunque comprato al posto di la performance, raga. E mi ricordo che sotto il video io le avevo scritto tipo: peccato che non ci sia una versione mini, perché allora io sono arrivata ad un punto in cui voglio solo palette piccole, cioè questo è il massimo che io riesco a tollerare in una palette. Perché questo? Perché io, viaggiando spesso, ho necessità di packaging piccoli affinché io li possa mettere senza problemi all'interno del mio beauty. Ok, per farvi un'idea, io quando sono andata a Londra, volete vedere il mio beauty? Questo. Cioè questo.
è il mio beauty di quando sono andata a Londra. Cioè, io voglio che tutto entri in una roba del genere. Cioè, non sono più in quella fase in cui metto la qualunque dentro la mia beauty bag, anche perché poi alla fine mi ritrovo sempre ad utilizzare le stesse cose. Quindi mi sono detta, you know what girl, stop the BS, like stop it. Like, you know you're not gonna use all these things. Ok, adesso andiamo a stendere qualcosa sulla palpebra mobile. Andiamo con questo pennello di Sigma, le 57. Mischiamo questi due. Mischiamoli, dai. Yeah, that's what we gotta do. Li mischiamo perché voglio comunque una situazione delicata. Ma adoro, raga, è tutto questa roba. Volo, volo, vola! Oh, sfumare. Oh, 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 oh. Andiamo con questo e lo stendiamo qua. Yes. Così. Stessa cosa qua. Ho sistemato le mie ciglia. Adesso vado con Epic Incliner. Raga, questo qui è della collezione natalizia, però cioè è uguale identico a quello nero. Quindi lo utilizziamo così per creare la nostra crease. Raga, io ormai sono super boring con il make-up, mi rendo conto che potrei iniziare una rubrica dove faccio trucchi un po' più creativi. Che dite? Cioè, roba super colorata, perché mi rendo conto che anche voi magari guardando i miei video vi annoiate a vedere sempre queste robe nude. Nude rosate, nude pescate, nude neutro, nude caldo, nude freddo. Cioè, comunque sempre nude rimane. I'm sorry. Matita per le labbra. Utilizziamo questa matita qui di Rimmel, che non si calcola nessuno, ma che è pazzesca, raga. La 790 Brownie Pie Lip Pencil. Ma vi faccio vedere, mo. Questo è il dupe di Chestnut di MAC. Se vi piace Chestnut di MAC, ma ci avete i soldi per spendere nella matita di MAC, questa. Dovete prendere questa qua. Quindi anche per chi è alle prime armi, sta cercando di fare un kit makeup per pelle scura, like, this is what you need, ok? Cioè, raga, questa matita è tutto. Adesso non è finita qui. Andiamo con questa matita qui, di cui vi parlo ormai da un paio d'anni. Questa non la supera nessuno, si chiama Vintage, costa 4,90€. È tutto, raga, è tutto. Io la amo, perché sì, è marrone, però è rossiccia, quindi dà al look quel je ne sais quoi, you understand? Ok, adesso andiamo con rossetto di Elf, questo colore Drive. Ah, this is the same exact, questo è il colore delle mie labbra. Utilizziamo al centro questo rossetto qui, raga. È bellissimo, secondo me ce ne sono rimasti pochi in giro. Io comunque vi lascio un link dove potete prenderlo, perché mi pare che costa tipo adesso, boh, 2€, 1,90€, roba di... È pazzesco, raga. Di Makeup Revolution, Breathe. Oh, mamma, cioè, io odio questi brand che fanno questi colori pazzeschi e poi li discontinuano. Cosa li crei a fare? Che cosa li crei a fare? Mi fai innamorare e poi lo togli dalla gamba. Perché? Anyways... Adesso andiamo con questo. Questo di She Glam Lip Plumper, colorazione Hot Cocoa. This is everything, raga. Ehi, avete visto? Cioè, iniziate a percepire la situazione? È tutta una questione di dettagli. Allora, io sfido chiunque a non baciarmi con queste labbra. Vado anche con questo lip gloss, raga, questo lip gloss di Kiko. Hey! 3D Hydro Lip Gloss, numero 17 di Kiko. Hey, Maria Friends. Ma quanta roba abbiamo messo? Tanta, lo so. Però guardate il risultato finale. Comunque qua serve un po' di ombretto. Quindi vado ad applicare Shiraz. Sulla palpebra inferiore, sì. Questo è un concetto che possiamo validare. Se mi sentisse Michelle dire sta frase, lei odia questa frase. È un concetto che si può validare. Look at that. No, però allora adesso bisogna mettere un mascara. Ok, usiamo lui di L'Oreal Air Volume. Raga, preso a caso, vi devo dire, perché tanto sulle ciglia inferiori l'importante è che si vedano. Questo, vi devo dire, è un ottimo mascara. Io non ho mascara brutti nella mia collezione, però questo look opaco ci piace. Ma sì, dai, è tutto. Però
secondo me manca un po' di nero. Vado con la Jumbo Pencil di NYX. Raga, la Jumbo Pencil penso che sia una delle matite più iconiche della storia del make-up. Se non hai mai usato una Jumbo Pencil, non sei un vero amante del beauty. Cioè, la Jumbo Pencil è una roba iconica. Adesso sì. Che serve? Dicevo, serve sempre perché ci può salvare da tante situazioni ibride. Cioè, sembra che io abbia messo un ombretto nero, ma in realtà è semplicemente la Jumbo che mi crea questa situazione un po' sfumata, un po'... Yeah. Non sono più tanto abituata a vedermi con le parrucche così scure. Trovo che mi sbattano sul viso, forse troppo. Preferisco il marrone castano. Secondo me mi sta meglio. Però sì, this is the look, my dear friends. Avete visto che base? Questa è una signora base. This is nice, not gonna lie. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag this is nice. Bene ragazzi, questo è il look completato. Domanda del giorno: che cosa ne pensate di questi prodotti? Li avete provati? C'è qualcosa che vi ispira? Qualcosa che vi ha ispirato di meno? Voi avreste optato per queste labbra qui, oppure delle labbra magari più scure, opache? Fatemi sapere che opzione labbra preferite su questo look. Io spero, raga, che questo video vi possa essere stato utile, che vi possa essere piaciuto. A me questo look fa volare, mi piace tantissimo, cioè le labbra pure sono venute stupende, però raga vi posso dire che io sono un po' la regina delle labbra nude. Io credo che, questa cosa l'aveva detta anche Mr. Daniel, come nel make-up in generale, anche le labbra vanno disegnate, va fatto un contouring. Cioè io non riesco più oggi a stendere un rossetto e basta, a meno che non sia un rossetto rosso, a meno che non sia un rossetto vinaccia, un rossetto particolarmente scuro o che ne so, un fucsia. Però quando si tratta di colori nude faccio fatica a stendere il rossetto e basta, è molto difficile. Io stendo solitamente sempre una matita labbra. This is nice, cioè non puoi dire che non sto bene così. Se dici che non sto bene vuol dire che sei un hater, like this look is good. Il saluto della Grace arrivo. Il saluto di oggi va a Claudia underscore S underscore beauty. Ciao Claudia, ti mando un bacio enorme, buon anno, grazie mille per far parte della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, seguirmi, attivare tutte le notifiche e commentare sotto questo post: minima spesa, massima resa. Selezionerò uno di voi in modo tale che al prossimo video vi saluto qua e vi ringrazio per essere presenti sulla mia pagina Instagram. Siamo giunti alla fine di questo video, significa che sono stata bravissima a intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi. Ragazzi, iscrivetevi perché l'iscrizione è gratuita. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like perché è importantissimo. Il vostro like mi fa capire che apprezzate i miei contenuti e mi aiutano anche con l'algoritmo, perché inizia ad apprezzarmi e a spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, un bacio grande, ciao!